Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Comincio con il presentarvi il pacchetto di carte che ho disegnato, un pacchetto che mi avevano chiesto da un po' di tempo, non avevo ancora fatto dei pacchetti di carta per realizzare degli album di nascita o comunque per neonati, quindi ho deciso di farlo. E questo pacchetto lo trovate sia nella versione maschile che femminile, quindi nella descrizione del video vi lascio i link ai due pacchetti, quindi adesso vi farò vedere quello azzurro, ma in realtà esiste anche la versione rosa per le femminucce. Allora, queste sono le carte nello specifico, ci sono quattro carte con una decorazione in basso a destra, questa è la prima, io le ho stampate fronte e retro, perché le ho utilizzate così nel progetto che ho fatto e quindi in base a quello che avevo intenzione di fare ho fatto già che stamparle fronte e retro. Questa è anche una particolarità appunto dei kit digitali che ognuno se li stampa come per le necessità che ha, quindi potete stamparli sia su un foglio lasciando dietro la parte bianca se dovete ritagliare, fare dei rivestimenti o appunto vi serve la decorazione solo da un lato, oppure potete stampare il fronte retro per utilizzare il foglio doppio come ho fatto io in questo caso. Quindi questo è il secondo foglio, vedete, con questa decorazione e dall'altro lato ho stampato il quarto con questo particolare. Idem ho fatto sulle carte basiche, quindi senza disegni. Quindi abbiamo questa con i quadratini, questa leggermente decorata con i quadretti, questo che è un pattern che ho disegnato, ve lo faccio vedere da vicino, il cuore con i piedini e la scritta Love. Dall'altra parte anche qui ci sono dei rombi. Questa con questo disegno così particolare. Mi è piaciuto lasciare anche delle carte con gli sfondi più bianchi. Questo è un altro pattern che ho disegnato, le nuvolette, le stelline. E qui abbiamo delle righe oblique con questo disegnino così molto delicato. Poi abbiamo dei fogli dove ho messo praticamente le pagine 4 per ogni foglio, quindi rimangono più piccoline, che si possono utilizzare sia per fare delle tag che per fare dei piccoli libricini. E in questo caso immaginate di poter anche ritagliare e utilizzare i particolari più piccolini, ad esempio. Lo stesso ho fatto anche per le versioni basiche, perché in questo modo vedete avete proprio anche i disegni più piccolini, perché uno potrebbe tagliarsi in quattro anche i fogli, però il disegno rimane più grande. Invece in questo modo avete tutti i disegni ridotti, che sono anche belli perché comunque ridotti fanno un altro effetto. E poi ho fatto anche dei fogli con degli abbellimenti dove ho messo i bottoni con i numeri. E questi particolari che poi sono quelli che ho utilizzato per io fare degli ass li ho assemblati in un certo modo nelle carte come è piaciuto a me, nelle carte con il disegno, ma voi poi li potete ritagliare e unire come preferite. Quindi questo è un foglio di abbellimenti. Ho fatto un foglio di etichette che ho lasciato libero senza scritte, da poter utilizzare appunto per decorare dei particolari, o io li uso anche incollati solo nella parte inferiore per creare delle tasche dove inserire delle foto. E quindi li avete in queste dimensioni. E poi ho fatto anche un foglio che è questo, dove vedete è tutto più piccolo, quindi in questo caso avrete delle etichette più piccole che servono sempre, idem per quanto riguarda i bottoni e idem per quanto riguarda i dettagli da ritagliare. Quindi questo è il pacchetto che ripeto trovate anche nella versione rosa da bambina e adesso andiamo a vedere come ho utilizzato queste carte per il mio progetto.
Per realizzare l'album non ho fatto nient'altro che, vi faccio vedere, io l'ho già assemblato per fare più in fretta, ma ho fatto una cosa semplicissima. Ho piegato a metà i fogli che vi ho fatto vedere quando vi ho presentato l'album, quindi tutti i fogli che io ho stampato fronte retro li ho piegati perfettamente a metà. Vedete, sia quelli che erano solo di decorazione che quelli con il, cioè quelli con gli sfondi semplici, questi, che quelli con i disegni sulla parte in basso a destra. Vedete, qua c'è l'altro, quindi quello che avevo stampato fronte retro è questo qui, ve lo faccio vedere, aspettate che lo prendo perché eccolo qua. Quindi non ho fatto nient'altro che piegare a metà questi fogli e poi nello stesso modo ho piegato a metà dei fogli a 4 stampati fronte retro con dei quadretti e dei fogli a 4 semplicissimi, che sono questi. Quindi ho piegato a metà, diciamo, tutti questi fogli a 4 ed ho assemblato il mio album, chiaramente alternando fogli semplici, fogli a quadretti e i fogli decorati in questo modo qui. Quindi questa è un'operazione, vedete qua c'è l'altro foglio decorato che ognuno poi può realizzare come meglio crede, in questo modo qui. Ora fatto ciò vado a bucare al centro il mio quaderno perché dovrò andarlo poi a cucire con del filo. Per fare questo prendo un libro. Allora, innanzitutto facciamo una cosa. Andiamo a, una volta diviso bene, andiamo a bloccare con queste pinze i miei laterali, così sono sicura che le pagine non si sposteranno, ok? Ora prendiamo il punteruolo un libro in modo da puntare al centro il mio libro così e fare i fori centrali. Ora, se volete essere più precisi li potete segnare prima con una matita. Io li faccio così, ad occhio. Quindi faccio due fori qua, in questo modo, vedete? E due fori che cerco di fare simmetrici dalla parte opposta, quindi tengo un pochino chiuso così non sollevo troppo e vado a fare il primo qui in questo modo e il secondo in questo modo qua. Ok, a questo punto abbiamo forato con 4 fori il mio quaderno, non ci resta che andarlo a cucire. Allora, io ho deciso di utilizzare del filo da ricamo, quello che utilizzavo per il punto croce, ho trovato un filo azzurro che va bene e adesso vado a, questo tra l'altro era quasi finito quindi va bene così, è troppo lungo, faccio che tagliarlo subito, tanto non mi servirà mai tutto, però lo utilizzo così senza dividere i fili, così rimane più spesso e faccio solo una passata. Ora vado a inserirlo nella cruna qui del mio ago in questo modo e adesso vado a cucire il mio libro. Allora, voglio comincio dalla parte interna così, semplicemente lascio un po' di filo
Ora rientro nel laterale in questo modo, ok? Sto cercando di per farvi vedere come fare, diciamo che rimane un pochino più complicato. Sarebbe più semplice perché devo girare, non riesco più a farvi vedere bene dove punto, però rientro nella parte interna, così. Ora vado nella parte bassa in questo modo. Ora puntiamo qui della parte in alto, usciamo di nuovo e rientriamo in questo punto, così, e adesso posso fare il mio nodino al centro. Così. Ora taglio il mio filo, poi vedrò se tagliarlo corto o se decorarlo in qualche modo, ma adesso non ho ancora deciso. Ora andiamo a togliere le nostre graffette, così. E vediamo che il nostro libro è cucito. Ora vediamo che qua però, vedete, spuntano dei fogli, perché avendo piegato parecchi fogli mi ritrovo con questa situazione, e cioè che mi spuntano fuori in maniera irregolare i fogli tagliati a metà. Quindi cosa vado a fare? Con il cutter vado a tagliare i fogli in eccedenza in modo da avere una linea perfetta. Ora ho inserito sotto il mio piano di taglio per evitare di tagliare il mio piano di lavoro con una riga di metallo che mi permette di tagliare direttamente col cutter. Cosa faccio? Vado pian piano ad eliminare tutti i fogli che spuntano in questo modo qui. Man mano che eliminiamo un po' di fogli, andiamo a toglierli in questo modo. In questo modo ho reso uniforme il mio quaderno. Ora che il mio album quaderno è completato, non ci resta che decorarlo. Allora, come prima decorazione vi faccio vedere come ho realizzato queste graffette con i numeri che ho pensato tipo da inserire poi nell'album per segnare, per dividere le pagine dei mesi, per esempio. Vi faccio vedere come l'ho realizzati. Allora, innanzitutto ho ritagliato dalla pagina con gli abbellimenti tutti i bottoni con i numeri. Poi non ho fatto nient'altro che prendere un foglio di carta di questi. Io ho scelto questo, ma se ne può scegliere un altro, con le basi così semplici, senza decorazioni. E cosa ho fatto? Ho tagliato due cerchi, così, con la mia fustella da 5 centimetri. E poi non ho fatto nient'altro che, allora vediamo un pochino, colla. Allora, come prima cosa ho attaccato il mio numero così al centro del cerchio più grande, in questo modo qua. Ok. Dopodiché ho preso una mia graffetta, ho chiaramente l'ho messa in corrispondenza del numero affinché rimanesse dritta, e poi ho aggiunto il cerchio di chiusura. Quindi ho messo della colla qui ed ho inserito il mio dischetto così nella graffetta.
questo modo e poi sono andata ad incollare bene. Ok. E in questo modo ho realizzato tutti i numerini. Voglio finire di decorare i miei numerini con dei fiocchetti. Allora, utilizzerò le fustelle, la fustella per i fiocchi. Allora, qua ce ne sono di varie dimensioni, però io utilizzerò la più piccolina, direi, perché i numeri sono piccoli, quindi prendo quella più piccola. Ora, facciamo in questo modo. Con la mia micro Bichotte, che è comodissima quando si devono fare dei lavoretti con delle fustelle piccoline, perché altrimenti l'altra è veramente tanto grande. Queste sono le sue lastre di taglio. Ho preso uno dei miei pezzettini di carta, ho deciso di prendere questo con le strisce per fare i fiocchetti perché mi piaceva l'idea. E adesso vado a mettere così, senza star lì a pensare tanto come metterle sul disegno, non importa. Vado, adesso la tengo bloccata io perché non l'ho bloccata. Questo serve per bloccarla, ma visto che c'è sotto il piano di lavoro in gomma, non l'ho bloccata. Tanto è talmente piccolina la fustella che non ce n'è di bisogno. E così ho ritagliato i miei due particolari. Eccoli qua. Ora cosa vi faccio vedere come realizzare il fiocchettino. Allora vado a tirar via questo dalla mia cartina, dalla fustella, ed eccolo qua. Allora, è semplicissimo. Praticamente questo è il mio fiocchettino. Ora, con una parte un po' arrotondata, che può essere, non so, anche la parte di un pennello, una penna, qualcosa. Io adesso ho preso la prima cosa che avevo tra le mani, cioè il tappino del punteruolo. Diamo solo una forma un po' tonda alla nostra carta, così evitiamo che prenda solo delle pieghe, faccia proprio delle pieghe mentre la incolliamo. Quindi vado ad arrotondare un pochino i bordi. Poi semplicemente vado al centro a mettere un po' di colla, così, e vado ad incollare la parte piatta in questo modo, e adesso ne mettiamo un pochino anche di qua e incolliamo anche dall'altro lato, così fermiamo i due lati del nostro fiocchetto, che vedete risulta essere così. È un'operazione velocissima. Ora vado a mettere al centro del mio nastrino un po' di colla, appoggio al centro il fiocchetto, così, in questo modo, e poi con la parte che mi rimane, questa, vado a ruotarlo. Vedete, questo qua serve praticamente a fare da fermo e a creare la parte centrale del nastro. Quindi vado a incollarlo nella parte posteriore, così. E il nostro fiocchetto è pronto. Guardate che carino. Ce ne sono di varie dimensioni, quindi a seconda di dove lo dovete mettere lo potete fare più o meno grande, ma io, dal momento che devo andarlo ad incollare sul mio numero che è piccolino, ho deciso di fare di usare la fustella più piccola. Ora, punta di colla e andiamo così a mettere il nostro fiocchetto. Guardate che carino. Adesso, nello stesso modo, vado a completare tutti i miei 12 numeri. Ho già inserito tutti i vari numerini, vedete, in questo modo qua.
li ho inseriti un po' sparsi, poi ho immaginato appunto di poterli inserire a seconda della necessità, li ho fatti apposta con le graffette in modo da poterli inserire dove si preferisce, magari chiuso mese si può evidenziare il mese successivo. Allora, ho decorato le pagine interne dell'album quaderno, non l'ho fatto facendo il tutorial perché non ho fatto veramente niente di nient'altro che ritagliare dal kit di carte dei particolari, come in questo caso le etichette, piuttosto che adesso ve lo faccio scorrere molto velocemente. Qua ho creato una tasca con questa etichetta, questa è la tag che ho ritagliato, devo ancora inserire il pizzo in questo punto. Ho abbellito con etichette, ritagli degli abbellimenti con il foglio con le quattro carte decorate. Le quattro carte su ogni foglio, quindi con questa dimensione ho creato delle tasche che sono andata ad inserire, vedete, in certi punti. Di nuovo particolari, vedete la tasca. Quindi dal momento che non ho fatto niente di particolare, non ho perso tempo per evitare di fare un tutorial troppo lungo. In questo caso non ho nient'altro che preso di nuovo un foglio dove c'erano i quattro fogli non decorati su ogni pagina, quindi c'era un foglio piccolino, l'ho diviso in quattro e ho creato questo bigliettino dove sono andata ad attaccare un fiocco. Quindi vedete tutte cose molto molto semplici, che non l'etichettina per dividere le due carte dove si può inserire qualcosa. Vi faccio vedere qui. Vedete, l'ho fatto un po' su tutte le pagine per riempire, poi ho lasciato qualcosa di vuoto. Vi volevo far vedere come ho. Eccoci qua. Questa era la parte che avevo centrale che avevo legato. Ho ritagliato due bottoncini e ho voluto incollarli in questo modo e ho lasciato questo motivo perché mi piaceva lasciarlo così. E qui fino alla fine ho appunto, vedete, messo i numerini. E decorato ancora con dei particolari e con le mie pagine. Quindi finito l'album, adesso ci occupiamo invece del contenitore. Allora, come prima cosa vado a creare la scatoletta dentro il quale si andrà ad inserire il nostro album. Allora, come partenza ho un foglio che ho stampato fronte retro con la stessa fantasia di carta. Ho utilizzato una carta da 200 grammi in modo che rimanga più corposo. Questo è anche il bello appunto dei kit digitali perché poi ci si può stampare la carta cioè ci si può stampare i fogli su degli spessori diversi a seconda delle necessità. In questo caso ho utilizzato un foglio da 200 grammi. Ora vado a tagliare a 16 il mio foglio. Dopo vedrete il perché. Quindi taglio a 16 che è qui. Aspettate un attimo perché sono proprio ok così. Tagliamo a 16. Mentre la lunghezza ho lasciato quella del foglio A4. Ora andiamo a fare dei pieghi. I pieghi che facciamo sono esattamente questi. Facciamo il primo piego dalla parte lunga, il primo piego a 6 centimetri, il secondo piego a 23 centimetri e mezzo e qua sono rimasti dalla parte opposta di nuovo 6 centimetri. Ora, nella parte invece corta andiamo a fare un piego a 6 centimetri ed un altro a 10 centimetri. Ok, ora cosa andiamo a fare? Andiamo a tagliare solo la prima parte del nostro piego, in questo modo qui.
da tutte e due le parti e da tutti e due i lati, in questo modo qua, così e così. Ok, ora prendiamo il nostro osso, potevamo farlo anche prima, non è indifferente. Io prima tagliato, adesso vado a fare bene tutti i pieghi, così rimane più facile. Sì, se lo fate prima comunque forse è ancora meglio, perché adesso vi ritrovate i tagli. Io ho anticipato un po' i tempi, ma non è un problema. Faccio attenzione da non rovinare la carta e lo faccio un pezzettino alla volta, così. Ecco. Adesso per creare la nostra scatolina dove inserire l'album, cosa andiamo a fare? Andiamo a piegare la nostra carta in questo modo e andiamo a tenere le alette sull'esterno, le andremo ad incollare in questo modo qui, in modo da creare, vedete, questo contenitore, che sarà quello che mi servirà per inserire il mio album. Quindi vado a fare questa operazione e vado a incollare. Allora, l'unica cosa che voglio fare, proprio giusto per, vedete che con le misure che ho tagliato siamo dell'altezza giusta, quindi la carta è giusta, però proprio per evitare di avere la carta che non si incolla proprio perfettamente, quindi rimane un po' di dislivello, vado a smussare proprio leggermente, così, gli angoli, solo nella parte esterna, vedete, proprio basta veramente poco, andiamo a farlo su tutti e quattro i lati. Adesso poi vi faccio rivedere l'effetto finale, così capite perché, proprio poco, guardate, sto tenendo ma giusto 2-3 mm, perché in questo modo qui vedete che la carta si è abbassata e quindi non rischio di avere dei dislivelli poi sulla mia parte superiore. Ora che abbiamo tagliato, andiamo ad incollare. Ora vedete, abbiamo incollato il nostro contenitore, la parte interna è perfetta perché con stampando fronte retro appunto abbiamo già l'interno pronto. Ora per completare il tutto vado a prendere due cartoncini, chiudo un attimino la colla perché altrimenti mi si secca. Allora prendiamo due cartoncini, uno delle dimensioni di 12x25 e l'altro delle dimensioni di 6x17,5 cm. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rivestire i nostri cartoncini. Allora, vi dico subito che uno mi servirà da incollare sul frontale per dare spessore alla mia scatoletta, che andrò poi ad incollare in questo modo sul cartoncino. Però voglio andare anche a mettere del cartoncino qui sul frontale proprio per irrobustirla un pochino. Quindi andiamo semplicemente a rivestire i due cartoncini. Prendiamo una carta, allora in questo caso potrei mettere tipo, ho la stessa carta, farei tutto con la stessa carta, così rimane più, sì, così rimane più pulito. Facciamo tutto con la stessa carta, quindi utilizzo il mio piano di taglio, così posso tranquillamente utilizzare il cutter per tagliare, ed utilizzo
il biadesivo. Preferisco utilizzare il biadesivo così, così praticamente non ho la colla che mi bagna il cartoncino e magari mi crea qualche... qualche ondulazione. Quindi utilizzo il mio adesivo, anzi in questo caso potevo anche prendere, adesso poi lo prendo, quello da 5 cm più largo, ma qui per esempio sì, mettiamo questo che è sufficiente. Allora mettiamo ancora da questa parte qua, ok, così. Perfetto. Allora andiamo ad incollare sulla nostra carta. Adesso io vi faccio vedere come realizzo questo, poi tanto per il cartoncino più grande è la stessa cosa. Quindi vado a incollare sulla mia carta, vado a tenere un po' di margine. Adesso tagliamo anche qui dall'altra parte. In realtà potevo tagliare anche prima il foglio, ma lo sto facendo insieme a voi, non l'avevo ancora preparato, quindi basta andare a tagliare un minimo, anche lasciare un po' di bordo anche da questa parte. Adesso vado a tagliare gli angoli lasciando qualche millimetro qui sulla punta, in questo modo qui. Qua taglio ancora un pezzo perché è eccessivamente lungo, vedete, così, e vado ad incollare. Andiamo a chiudere qua gli angolini in questo modo, in modo che quando vado a piegare la carta dall'altro lato, vedete, li ho chiusi così, li chiudete così, in modo che quando poi andiamo a piegare la carta rimanga un lavoro fatto bene. Facciamo idem dalla parte opposta, così. Chiudiamo i nostri laterali in questo modo, ok, e finiamo con il incollare le parti più lunghe in questo modo qua. Ora in questo caso non andrò a mettere la carta decorata anche da questa parte, perché questo lato verrà poi incollato al nostro cartoncino che rimane sul retro, quindi questo cartoncino è finito così. Adesso poi quando lo incollo capirete meglio cosa intendo. Adesso vi faccio vedere. Quindi adesso abbiamo finito, non c'è bisogno di rivestire questa parte, perché noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad incollare il nostro cartoncino qui sul nostro supporto. Quindi mettiamo della colla in questo modo qua. Ok, e vado ad incollare così, schiacciamo bene con l'osso in questo modo, così facciamo aderire bene, così vedete che proprio abbiamo reso bella robusta la parte frontale, mentre la parte posteriore del nostro contenitore andremo poi ad incollarlo direttamente sul cartoncino più grande. Ma prima di fare ciò dobbiamo, come abbiamo fatto per
il cartoncino piccolino, andare a rivestire nello stesso modo questo cartoncino. Per fare ciò utilizzo di nuovo lo stesso foglio, lasciando un minimo di margine. Quindi andiamo ad incollare, prendo il biadesivo, ma prendo il biadesivo largo 5 cm. Ora abbiamo decorato il nostro cartoncino, ma in questo caso dobbiamo anche finire di decorare, di chiudere la parte posteriore. Quindi utilizzerò un'altra carta e andrò a chiudere perfettamente anche il posteriore del mio cartoncino. Quindi ho incollato, vedete, della carta, ma non fino sul bordo, perché intanto voglio mettere così due carte diverse per fare un po' motivo, anche se questo rimarrà poi il posteriore della nostra struttura, ma non importa. Ma prima di incollare quest'ultimo pezzettino di carta voglio andare ad incollare comunque del pizzo che ho deciso di mettere qui sulla parte posteriore in questo modo qua. Quindi vado prima ad incollare il mio pizzo, quindi metto un po' di colla qui così, ok, e adesso lo vado ad incollare anche dietro. Tagliamo così, in questo modo qua, ok, e vado ad incollare anche i due pezzettini sulla parte posteriore, quindi uno e due. Così. E adesso che ho incollato il pizzo vado a chiudere il tutto con il mio ultimo pezzo di cartoncino. In questo modo qui. Ok. Schiacciamo bene. E anche il posteriore è concluso, mentre il frontale, vedete, ho voluto mettere un pochino di pizzo. Ora possiamo andare ad incollare la nostra scatoletta, ma prima di incollarla, per richiamare il pizzo che ho messo sulla parte posteriore, voglio incollare anche qui del pizzo. Quindi facciamo la stessa cosa di prima, mettiamo un po' di colla qui sulla parte centrale, ne basta poca perché tanto il pizzo incolla immediatamente, quindi incolliamo centrato qua così,
idem laterale. Ok, e andiamo a chiudere sul posteriore in questo modo qua. Ok, facciamo lo stesso dall'altro lato. Così taglio il mio pizzo. E incolliamo qui. Quindi, fatto ciò, possiamo andare ad incollare il supporto sul nostro cartoncino. Quindi mettiamo bene la colla dietro anche sul pizzo, così rimane tutto ben chiuso. Ok, e incollo, tengo a filo sotto, visto che questa sarà appunto la mia base, in questo modo qui, e vado a schiacciare bene con il mio osso in modo che faccia ben presa. Così, vedete, deve rimanere bene in piedi. Quindi abbiamo il nostro contenitorino decorato anche dietro. Lo voglio un attimino abbellire. Ho preparato un particolare che ho ritagliato da una delle carte, che ho munito di spessore, e ho messo anche una carta attaccata sul retro in modo che rimanga bello anche dalla parte posteriore. È un lavoro che ho fatto io per non perdere tempo, ma niente di complicato. Quindi l'ho incollato su uno spessorino in modo che rimane un attimino più consistente, e adesso lo vado ad incollare in questo punto qui. Prima però di fare ciò voglio passare un po' di questo tampone blu, in modo da renderlo un pochino più carino. Allora prendiamo il mio, vedete che vado a sostituire, in modo, io ho diversi tamponcini che ne ho uno per colore, diciamo, quando non li utilizzo li lascio vicino al colore, e poi li vado a sostituire su questo porta tampone che ha il velcro, e questi sono fatti apposta da incollare. Così lo sostituisco e ogni volta utilizzo il tamponcino del colore giusto. Anche questo, comunque, questi prodotti li trovate tutti nella descrizione del video, trovate il link ai prodotti dove ci sono anche questi attrezzi, diciamo, per lo scrap. Quindi vado a passare un po' così di questo tampone blu, così rimane ancora più in risalto il particolare, così. Vedete che rimane più evidenziato, sembra tridimensionale, già ha uno spessore che gli dà la tridimensionalità, ma con col tamponcino blu ancora di più. E adesso vado ad incollare, quindi mettiamo la nostra colla qui sulla parte bassa, più o meno fin dove potevo metterne, aspetta, posso metterne ancora un filino in più, ok, così è sufficiente, e vado ad incollare qui, così. Per incollare bene, anche in questo caso, prendo il mio osso e cerco di schiacciare bene. Ok. Dopodiché, visto che mi sembra già bello la decorazione, non faccio nient'altro che
giusto per richiamare tutti i numerini che ho messo all'interno, vado anche qui ad incollare uno dei fiocchettini che ho fatto, ne ho fatto uno in più e lo vado ad incollare così qua sull'altro fiocco. Ok, così è ancora più carino con un po' di tridimensionalità. A questo punto non devo fare nient'altro che chiudere il mio album con lo stesso pizzo perché non l'ho ancora fatto, quindi vado a tagliare così un po' di pizzo. Quindi chiudiamo il nostro album in questo modo qui, semplicemente. Così abbiamo il pizzo che richiama la struttura che ho fatto e lo possiamo andare ad inserire in questo modo. Ora io ve lo faccio vedere così, immaginatelo perché adesso con il video non ha senso vederlo dall'alto, però è un modo per tenerlo a posto, diciamo, ed è anche una cosina carina che ho voluto fare così un po' diversa. Mi piace adesso fare magari fare l'album, però è anche bello vedere un contenitore o comunque un qualcosa per inserirlo, perché comunque diventa così anche una specie di soprammobile. Se volete fare un regalo è anche più completo. Anche il video di oggi è terminato, spero che vi sia piaciuta così l'idea di come ho utilizzato questo mio kit di carte. E vi ricordo che nel link nella descrizione del video trovate i link sia alle carte che a tutti i materiali che utilizzo per fare i miei lavori. E se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E come dico sempre, se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!